Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A Palermo c'era Leo Luca Orlando, sindaco, e correvano da una parte questo Pietro Polizzi, Forza Italia, arrestato per voto di scambio insieme a due boss, i fratelli Sansone, noti per aver ospitato nella loro villa Rina. E potente io, potenti voi, dice Polizzi, sembra, in una intercettazione. È arrivata la notizia che... Mi ritiro dalla competizione elettorale, ha detto Polizzi, non sono più in corsa nell'ipotesi remota di un'elezione, non accetterei, al GIP ha detto mi lantavamo potere, il giudice per le indagini preliminari. Dall'altra parte, candidato sindaco di centrodestra, che ha l'endorsement di Totò Cuffaro e Dell'Utri, vogliamo ricordare che sono stati condannati tutti e due, uno per favoreggiamento aggravato e aver favorito Cosa Nostra, l'altro per appoggio esterno alla mafia. Minniti, che sta succedendo a Palermo? Guardi, il titolo, diciamo, del servizio, La mafia c'è ancora in Sicilia, è di una drammatica realtà. E, tra l'altro, un arresto in piena campagna elettorale, a 48 ore dalla chiusura della campagna elettorale, non succede solitamente. È un evento rarissimo, perché a volte si fanno indagini, lo dico, diciamo, per le mie precedenti esperienze che non ripetiamo più, diciamo, però solitamente si fanno indagini e magari le cose non sono talmente gravi da dover procedere immediatamente con un arresto, perché si cerca di non turbare l'andamento di una campagna elettorale. In questo caso si è deciso, la Procura ha deciso di intervenire in campagna elettorale, perché appunto le cose erano particolarmente clamorose. C'è il rischio proprio di una interferenza vera nella campagna elettorale. Quindi la situazione è particolarmente grave e non va sottovalutata. Non si può nemmeno per un secondo abbassare la guardia, perché se facciamo il combinato disposto di quello che è avvenuto a Palermo e delle denunce che ha fatto il Presidente della Commissione Antimafia, e cioè il fatto che, diciamo, la Commissione Antimafia presenterà, diciamo, tra virgolette, l'elenco dei non votabili soltanto domani, perché non c'è stata una grandissima collaborazione, e vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Sì, lo spieghiamo a casa, perché i partiti dovrebbero consegnare le liste dei propri candidati tutti e dovrebbero consegnarle in tempo utile affinché che si possano fare su delle quelle indagini. Si possano ora fare delle valutazioni. Vuol dire che c'è qualcosa di profondo che non sta funzionando. E su questo non bisogna mai abbassare la guardia, perché vede che la mafia voti e faccia votare, diciamo, non è una novità, non è una, diciamo, grande sconvolgente. Scoperta, sì. E sarebbe molto importante invece che ci fosse un muro che tenesse unita tutta la politica per dire che quei voti non la li politica vogliamo. Non li vogliamo. Perché sono sporchi di sangue. È chiaro. Poi soprattutto adesso, nel 30° anniversario, diciamo, della morte di Falcone, sono ancora più sporchi di sangue che mai. Se poi questo succede a Palermo, che è la città dove è morto Falcone, lei comprende che c'è qualcosa per cui la coscienza civile di un paese dovrebbe, tra virgolette, interrogarsi profondamente. Spero che si interroghi e che la risposta sia corale. Quei voti non li vogliamo. Grazie a Marco Minniti.